ogni sport determina la fisionomia muscolare, sì? Ovvero c'è una legge della fisiologia, ipertrofia e ipotrofia. Quindi l'ipertrofia è l'aumento di volume del muscolo, l'ipotrofia è quando il muscolo diminuisce. Queste due qualità cosa determinano? La forma muscolare di un atleta. Ecco che noi abbiamo un campione di atletica leggera che pratica la maratona, un lanciatore di giavellotto, un lottatore, un karateka, un nuotatore. Tutti sono atleti e tutti hanno una fisionomia diversa. Ecco. Addirittura anche nelle stesse discipline di combattimento, quali per esempio il karate, la lotta, ci sono delle differenze sostanziali. Questo è un campione del mondo, il nostro campione del mondo di karate, Stefano Menniscalco. Questo è il suo braccio, sì. C'è sviluppato bene il tricipite e non il bicipite. Questo invece è un altro campione nostro olimpico di lotta, Andrea Minguzzi. Questo ha sviluppato il bicipite e il tricipite un po' di meno perché c'è la spinta. Quindi questi disegni determinano la fisionomia della terra. Questo, ad esempio, potrebbe essere un atleta che lancia il giavellotto. Per una questione di fisionomia.